Per quanto riguarda invece il test che partirà da novembre sui rischi specifici, non abbiamo ovviamente ancora provveduto a fare la tipologia A, ma ci sarà solo la tipologia per i ragazzi con percorso, permettetemi il termine sbagliato, ma normale, diciamo, e che tipo di indicazioni quindi vi vogliamo dare come tavolo per ora? Per il test rischi specifici per questi alunni, visto che non è prevista a tutt'oggi la semplificazione, ma ci attiveremo per farla. Allora, ci siamo confrontati anche con alcuni docenti, dirigenti, eccetera. Vediamo questa, diciamo così, apertura. Potete far fare il test modalità unica o poi sotto microtest, affiancando lo studente al docente di sostegno, il quale metterà in atto, come fa per tutte le attività didattiche, per tutte le verifiche che quell'alunno fa, mette in atto tutte quelle strategie che vanno bene a questo ragazzo, quindi modalità compensative, dispensative, previste appunto in modo personalizzato per lui. Potete anche decidere con il buon senso di somministrare invece il test cartaceo che avete predisposto come scuola per la parte specifica e che avete utilizzato fino ad oggi. Fino a quando non ci sarà una validazione un test appunto per questi alunni anche per la parte specifica, vi lasciamo, diciamo così, molto diciamo, modo di agire abbastanza flessibile, con il buon senso. Attenzione, questi alunni BES sono soprattutto quelli che hanno il PEI semplificato, mi riferisco a loro, e quelli che hanno DSA, eccetera. Quindi le stesse strategie che mettete in atto a scuola per questi alunni, quando fanno le verifiche previste nei loro piani individualizzati, le potete mettere in atto anche qua, in modo coerente. Una cosa importante che volevo dirvi, la do per scontata, ma non sempre, quindi lo dico ancora, è ovvio che quando parliamo di PEI differenziati, va sempre molto ben calibrata la formazione e il relativo test, perché dipende molto dalle caratteristiche individuali dell'alunno e quindi va sempre calibrata su ciò che può fare, ciò che gli serve per affrontare l'esperienza di tirocinio che viene fatta in azienda, che ovviamente è molto molto strettamente coerente e collegata alle sue caratteristiche. Questo volevo dirlo.